con il cavalier Luciano Fortunato Sciandra per parlare di un'attività precipua che lo vede costantemente in prima linea sulla comunicazione. Radio Radio. Allora, io buonasera a tutti. Io sono il cavaliere Luciano Fortunato Sciandra, cavaliere perché cavaliere del Santo Sepolcro e commendatore del Vaticano. Su Radio Radio per 5 anni ho parlato come cavaliere Ottavio, in quanto ero un po' il fustigatore dell'immoralità vaticanista, e quindi spesso mi sono scontrato con i problemi del sociale attuale. Qualcuno mi ha dato praticamente detto ero un po' fuori dal mondo, un antico, il che non può che farmi piacere. Rispondo con una facezia. Un radioascoltatore chiamò e disse: ma cavaliere, lei che dice tutte queste cose, quanti anni ha? Io ho risposto: stavo con Ramesse quando abbiamo alzato le piramidi, stavo con Mosè quando abbiamo aperto l'acqua, ma soprattutto stavo con Noè quando abbiamo inventato il vino. È chiaro che questo fa denotare che il nostro sapere è molto ampio. Però poi io faccio un grosso distinguo: l'informazione è per tutti, il sapere è per molti, ma la conoscenza è per poca. Per conoscenza noi intendiamo quella tradizione che proviene dall'alba dei tempi, ossia parliamo esclusivamente della tradizione che è stato dato dall'essere supremo al primo uomo. È chiaro che qui poi si può aprire un discorso molto ampio sulla creatività, creazionismo e evoluzionismo. Chiedo scusa, che sono due argomenti che stempero nell'antitesi. In realtà un'evoluzione noi l'accettiamo in quanto creazionisti, invece gli evoluzionisti non accettano la creazione. Però io rispondo con un altro mio aforismo. Carlo Magno, quando combatté i Sassoni e distrusse Irminsul, il dio dei Sassoni, Vitichindo, il capo dei Sassoni, andò da Carlo Magno e gli disse: io ti devo uccidere perché tu hai ucciso il mio dio. E Vitichindo rispose, Carlo Magno disse a Vitichindo: io sto qua, però ti voglio dire una cosa, io credo in colui che ha creato il tuo dio. Bene, Vitichindo si buttò ai piedi di Carlo Magno e disse: insegnami a pregare. E questo è importante, perché la preghiera che ti fa entrare in contatto con l'essere supremo, col divino, come dice il grande San Tommaso all'Aquinate, dice appunto che in ogni momento dell'escursus, dello scorrere di qualsiasi civiltà, ci sono degli uomini che sono illuminati dal trascendente, ma non per creare nuove religioni, ma per richiamare al dovere le persone operanti. E nella fattispecie quello che noi stiamo vivendo sulle nostre spalle è l'agonia. Io mi sono occupato di queste tematiche a Radio Radio, ho risposto sempre a tutte le domande di tutte le persone, di qualsiasi filosofia e cultura essi siano, tanto è vero che ho avuto il piacere di essere definito il Mullah Omar, il Mullah Ottavio da Casablanca, Giulia Pallavicino di l'imam della moschea di Milano mi ha offerto la sua amicizia e mi stima tantissimo, ammirazione, come anche l'imam della moschea di Pomona, e potremmo citare tanti altri casi, insomma. Mi perdoni, in questo momento, in questa epoca, secondo lei qual è lo scandalo più grande? Allora, i scandali non esistono, i più grandi e più piccoli, ma sono soprattutto i scandali. In questo momento lo scandalo più grande, che così potremmo definire per antonomasia, è vedere l'agonia della civiltà occidentale. Mi spiego meglio cosa intendo per occidentale. Io che sono il presidente del CREST, che CREST è un acronimo per dire Centro Ricerca e Studio Tradizione, e tutti possono andare a visitare il mio blog mettendo il mio nome per intero, Luciano Fortunato Sciandra. Vedete cosa ci occupiamo? Noi siamo nel segno della verità, una via possibile verso un futuro vero per l'uomo e per l'umanità. Grazie di cuore. A risentirci, buona serata.